Filosofo tra i più originali e controcorrente del Novecento italiano, come ci ricorda in questo servizio Tommaso Ricci. Proprio mentre le macerie di quella che era stata la religione intramondana più diffusa del Novecento, il comunismo, avevano preso a franare, il pensatore Augusto Del Noce moriva a Roma, dopo una ultradecennale militanza intellettuale dedicata a scrutare ragioni e genealogia filosofica dell'ideologia marxista incarnata nella storia, il comunismo appunto. Si compiva in quelle settimane proprio quel suicidio della rivoluzione preconizzato dal filosofo, a lungo voce isolata nel deserto, bollato come reazionario e tradizionalista, soprattutto in ambito cattolico. Un suicidio che coinvolgeva anche il pensiero fascista, solidamente imparentato al comunismo dal rifiuto di ogni metafisica. Entrambi si dissolvevano nell'azione politica e poi nel nichilismo ateo, privi com'erano d'ogni appiglio trascendente. Una ricognizione filosofica complessa e affascinante nella sua inesorabilità, quella di Del Noce, che risaliva indietro fino a Cartesio e agli inizi della modernità. Per questo definirlo anticomunista è riduttivo e banale. Del Noce previde lo smottamento, lo sfarinamento e la liquefazione del PC in un partito radicale di massa, col dilagare di un catastrofico individualismo alienante e di irreligioso. Chiunque riprende in mano gli scritti di Augusto Del Noce non potrà non stupirsi del carattere profetico di questo pensatore italiano, uno che ha capito prima quel che molti non hanno capito neanche dopo.